Allora, ho postato il video sui famosi barboncini, cioè la tesi che gli immigrati in realtà non sono immigrati, sono turisti d'alto bordo che vengono qua. Ho visto una serie di risposte molto, come posso dire, animate, in cui dicevano: ma sono ben nutriti, ma arrivano. Ma io vorrei capire esattamente qual è la vostra tesi sul fatto del perché arrivano i migranti, cioè questi che sono ben nutriti, hanno i barboncini, i Rolex, perché vengono in Italia? Cioè, qual è l'obiettivo? Fanno del turismo, perché se fanno del turismo perché li dobbiamo respingere? Allora, uno può anche, e come io ho la tesi, che non possiamo, anzi dobbiamo bloccare quella rotta, dobbiamo lavorare nel gestire gli immigrati regolari che abbiamo, ma sostenere che sono gente che sta benissimo e che viene qui per passare una vacanza, non si sa per fare cosa, è una cosa proprio demente. Cioè, non è solo piuttosto irrispettosa, ma è proprio cretina. Perché qual è la motivazione per attraversare il deserto del Mali o, nel caso dei tunisini, per imbarcarsi su un natante? Cosa vengono a fare? A pescare alla traina? Cioè, è proprio, non si capisce, capito? Allora, io suggerisco ai sovranisti questo. Voi potete essere super duri, pensarla come volete, ma non potete dire cretinate. E quella storia che vengono perché si divertono è cretinata, a meno che, ripeto, non li vogliamo considerare turisti di lusso con Rolex e barboncino, e allora direi di aprirgli le frontiere e farli e metterli in hotel di lusso.